caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Protagonista di oggi è un'altra superdonna. Una di quelle che amiamo chiamare Stoiki Mujik. Stoiki Mujik. Lei si chiama Esther Christine Kicks, 1901-1982. Chi è Esther Christine Kisk? È una moglie. Ah, ecco, al solito, confini il ruolo di una donna a quello di una moglie. Beh, se portate un po' di pazienza, capirete perché il ruolo di moglie, per quanto riguarda Esther Christine Kicks, è così importante. È stata la moglie di un uomo che si chiama Robert Hutchins Goddard, 1882-1945. Chi è Robert Hutchins Goddard? Probabilmente non vi suona in alcun modo noto questo nome. Non risultava noto neppure a me, ma ho scoperto, e vi dirò subito come e dove ho scoperto sua moglie, ho scoperto essere il pioniere, il primo grande pioniere dell'avventura spaziale. Le sue ricerche missilistiche, infatti, così innovative, hanno permesso niente meno che il viaggio nello spazio. Infatti è stato Robert Hutchins Goddard, un importantissimo scienziato missilistico, il cui lavoro ha letteralmente plasmato la storia dell'esplorazione dello spazio. Ma non è stato riconosciuto per tanto tempo il suo valore. E grazie a sua moglie, oltre che alla sua perseveranza, grazie al lavoro di sua moglie, anche dopo la morte di Robert Hutchins Goddard, al lavoro di divulgazione del lavoro di suo marito, al lavoro di insistenza sull'assegnazione dei brevetti che non erano stati in vita riconosciuti a suo marito, ecco che grazie al suo lavoro, suo marito Robert Hutchins Goddard ha finalmente trovato un suo posto, il suo giusto posto tra i grandi inventori della storia. La ricerca di Hutchins Goddard era orientata in particolare alla propulsione dei razzi. E come in ogni storia di grandi invenzioni, di grandi scoperte, gli elementi determinanti anche in questo caso sono stati la perseveranza e l'aver saputo imparare dai fallimenti. Ma ecco che, attenzione, proprio qui si colloca l'azione motivazionale di Esther Christine Kicks, la cui tempra ho scoperto in questa serie di documentari realizzati da National Geographic Channel dal titolo Origini, l'Odissea dell'umanità. In ogni puntata viene trattato uno degli elementi fondamentali che hanno permesso lo sviluppo nei millenni dell'evoluzione umana. La prima puntata è dedicata al fuoco e la propulsione dei razzi è una delle tappe attraverso le quali l'uomo, dominando il fuoco sempre di più, ha espanso i suoi confini, i suoi orizzonti. Ed ecco allora qui la storia di Robert Hutchins Goddard, la storia della sua sperimentazione sul lancio spaziale e la storia anche dei suoi fallimenti. In particolare, dal tentativo fallimentare del lancio di un razzo scaturisce la profonda frustrazione di Hutchins Goddard. Ed ecco che interviene Esther Christine Kicks, la quale corre dal marito e gli dice: i grandi uomini falliscono, ma vanno avanti a ogni costo pur di realizzare le proprie visioni. È questo che li rende grandi. Allora, dimmi perché non ha funzionato. Così Robert Hutchins Goddard si rianima, continua a perseverare imparando dal fallimento di quella prima esperienza e
Dopo riuscirà a lanciare il suo primo razzo, grazie certo alla sua intelligenza, alla sua perseveranza, ma anche a una grande moglie che lo ha sempre motivato e che insegna le due cose fondamentali di ogni avanzamento, di ogni intrapresa. 1. Non abbattersi mai. 2. Imparare dagli errori. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità. Ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.